sociale, dico guida per la cultura, cosa ha significato riportare il Salone del Libro a Napoli? Certamente un momento magico per la città, un momento in cui tutti i cittadini possono avere l'opportunità di incontrare non solo autori, grandi autori, autori locali, ma soprattutto riuscire a trovare di nuovo un momento di scambio di idee, di opinioni, di incontri e quindi di confronto. Io sono fermamente convinto che dalla cultura che possa avviarsi ogni tipo di progetto di crescita anche sociale, non solo culturale. Quindi ritengo poi ancora una volta che Napoli deve recuperare quel ruolo guida non solo del Mezzogiorno, ma anche del guida culturale italiana. Oggi vediamo dalle indagini e dalle statistiche che Napoli rappresenta poco meno del 5% dell'intero assorbimento del mercato del libro in Italia. La trovo una situazione grottesca e assolutamente bisogna cementare, potenziare e valorizzare i rapporti non solo tra tutti noi operatori del territorio, ma anche con le istituzioni, progettare un qualcosa che abbia una strutturazione, che non si limiti solamente ad eventi particolari, anche belli, anche di grande successo. Noi siamo certi che questa prima edizione, l'abbiamo chiamata così, Festival della Lettura e dell'Ascolto, sia il primo passo solamente di un progetto e di un progresso culturale e dunque sociale del nostro territorio. Napoli deve assolutamente recuperare quel ruolo guida che ha sempre avuto per secoli come riferimento sociale e culturale dell'intera Europa.